era fiero avversario del fascismo, che fu anche lui perseguitato dai fascisti, perse il lavoro in quanto sindacalista, lavorava nelle ferrovie. Erano persone scomode comunque, Fantazzini, erano segnati col bollino dei cattivi. Questo già lo metteva già sull'altra, dall'altra parte del fiume. Lui non è diventato anarchico in carcere, come hanno sempre detto anche i giornalisti. Lo era per la famiglia. Quindi sono tutte figure di riferimento, come lui chiamava i grandi vecchi, i miei grandi vecchi, che hanno segnato profondamente la sua formazione. Poi c'erano le letture, una delle letture scatenanti fu La Banda Bonneau, il libro della Banda Bonneau, che lo condizionò fortemente. Quando lui appunto decise di diventare rapinatore, lo fece proprio per, diciamo, anche simpatia nei confronti della Banda Bonneau, e quindi si allontanò anche da tanti compagni, perché ovviamente non erano tutti d'accordo con quello che faceva, non lo sono tuttora. Veramente Fantazzini fa ancora discutere dopo diversi anni che è morto, sono 10 anni che non c'è più, però ancora fa discutere, quindi questa cosa, ma ben venga comunque la discussione, perché ci tiene vivi. Spiegaci che cosa significa ricomporre la memoria di una persona come Horst Fantazzini. Ricomporre la memoria di Horst Fantazzini richiede anni di lavoro, nel senso che tante cose comunque erano già presenti nel mio archivio. Anni di lavoro sono nei piccoli tasselli, nei frammenti che ogni tanto arrivano. Ad esempio, una persona che aveva un fax vecchio, no? Che mi dice: guarda che c'è un'altra versione dell'uomo cancellato, che è uno dei suoi racconti più conosciuti. E io dico sì, va bene, lo mettiamo, perché è importante, non per una cosa, diciamo, non da collezionista, ma proprio per il rispetto di una persona che comunque è stata cancellata a sua volta. C'è stato questo tentativo di cancellarlo, perché in realtà non sono riusciti a farlo. Non sono riusciti proprio per la solidarietà, per i legami umani, per le amicizie, per gli amori che lui in tutti quegli anni di carcere è riuscito comunque a mantenere. E questo bisogno di ricordarlo è anche un bisogno ancora di viverlo e di vivere la sua tensione per la libertà. Proviamo a fare un passo indietro e spiegare Horst Fantazzini a chi magari non lo conosce, ha sentito solo pochissimo parlare di lui. Che parole useresti? Persona meravigliosa, molto ironico, molto, diciamo, critico e autocritico. Una persona che aveva la capacità di indagare, di andare a fondo, non soltanto nell'animo umano e nelle cose, ma anche come analisi sociale, come analisi politica. Era molto esigente, ma lo era anche nei suoi stessi confronti, quindi aveva anche tutta una serie di, come posso dire, anche di scrupoli. Mi diceva, ad esempio, delle rapine che non utilizzava una pistola normale, ma una pistola a giocattolo, proprio perché, conoscendosi profondamente, sapendo di essere una persona impulsiva, avrebbe rischiato di fare del male a qualcuno. Questo è uno dei tanti aspetti di una persona che aveva la coscienza dei propri limiti e, come diceva lui, anche un'etica della responsabilità. Questo libro ovviamente sì, c'è anche molto presente il carcere, sì, perché è poi il luogo nel quale Fantazzini ha passato gran parte della sua vita. Ci hai anche raccontato degli aneddoti, ad esempio che cosa devono sopportare i familiari, le compagne, sì, quando sì, vedono sì, il loro compagno. Sì. Restituiscici un po' di questo. Sì, prima di tutto la compagna viene appellata con il nome del detenuto, quindi io diventavo Fantazzini, neanche la signora Fantazzini, proprio Fantazzini tout court. E non c'è neanche l'utilizzo di signore e signora, quindi tu sei chiamato in modo molto, diciamo, sembra quasi cameratesco, diciamo, militarista, ecco. Le donne chiaramente vengono considerate, puoi immaginare che c'è un grande maschilismo in questo ambiente, ma non vengono comunque trattate meglio nei carceri femminili, le visitatrici. Per le donne l'ingresso in carcere è ancora più drammatico, perché
Noi donne sentiamo molto di più, secondo me, la separazione dai nostri cari. Non voglio dire che gli uomini non sentano la separazione dalle mogli, dalle fidanzate, per carità. Anzi, c'è una cosa proprio veramente drammatica, che è proprio la negazione della sessualità del detenuto e della detenuta, e la negazione della sessualità anche nostra, delle persone che stanno fuori. Per la donna, diciamo, la separazione con un detenuto viene vissuta in modo veramente, secondo me, ancora più drammatico, così come le detenute donne vivono la separazione dai loro cari. E nonostante che noi siamo, diciamo, più abituate, fra virgolette, a vivere in spazi angusti e ristretti, perché siamo, diciamo, storicamente relegate nelle case, quindi il carcere potrebbe essere vissuto in modo, diciamo, più normale, la cosa drammatica veramente è la separazione dagli affetti. Che cos'è il bacio regolare? Cioè, detto questo. Il bacio regolamentare è una delle altre formule allucinanti che vigono nel regolamento carcerario, come la domandina. Questi sono tutte, fanno parte di un gergo carcerario. La domandina sembra quasi una, diciamo, una cosa infantile, fai la domandina. È vero, perché il carcerato viene anche trattato come un bambino che non è in grado di badare a se stesso. Il bacio regolamentare è l'unica forma affettuosa consentita per regolamento durante un colloquio. I detenuti possono scambiarsi un bacio regolamentare, che è il classico bacio sulla guancia tra marito e moglie. Punto. Tutto il resto è proibito. Torniamo anche alla figura di Horst. C'è anche all'interno del libro la ristampa di Ormai è fatta. Ci racconti l'importanza di questo testo? Allora, Ormai è fatta è un testo storico, un libro, diciamo, cult, per usare un termine che va di moda, per gli anni 70. È un testo che secondo me oggi come oggi è ancora più attuale, perché ti fa capire quanto le ingiustizie sociali purtroppo non solo non sono state sufficientemente combattute, ma addirittura con la crisi si ampliano, quindi c'è sempre più separazione, divario fra la ricchezza e la povertà. E questo significa cosa? Non aiuto nei confronti dei poveri, ma la crisi aumenta la repressione, aumenta, diciamo, anche il numero delle persone che vengono detenute, vengono carcerate, arrestate e carcerate, chiaramente per motivi anche minimi, insomma, soprattutto nelle fasce più deboli, anzi solo in quelle praticamente. Questa cosa dovrebbe molto far riflettere, mentre tutti gli altri ladroni di alto bordo sono tutti fuori, che si sollazzano, si travestono da porci, fanno le orge, eccetera eccetera, e sono completamente impuniti. Questa cosa dovrebbe far riflettere. Un libro come Ormai è fatta in questo senso è più che mai attuale. Rapine delle banche che ci stanno strozzando, che stanno strozzando l'economia, e dall'altra parte una persona, uno solo, che si contrappone col suo corpo, con le sue idee, a questo sistema così ingiusto, e che purtroppo anche per un fatto di eccessiva testardaggine, ecco, diciamo che aumenta anche il numero di anni di detenzione, però ci fa anche riflettere sul fatto che se veramente ti ribelli a questo sistema vai incontro a questo. Quindi Ormai è fatta, secondo me, oggi come oggi è attuale, ancora più attuale, proprio per le dinamiche normalizzanti, repressive, che sono messe in atto dalla società, dal sistema e dal potere. E quindi un libro come questo, non dico che dovrebbero leggere nelle scuole, ma forse sì, dovrebbero anche leggerlo nelle scuole, perché secondo me è educativo. Poi è scritto benissimo, è scritto con garbo, non è un libro volgare, è un libro che a livello letterario comunque è un libro che è fatto bene, strutturato bene. Popolare Network.